dirigente è stata inaugurata questa bella opera, è stata realizzata da bambini di quinta elementare, quindi un lavoro veramente meritevole perché sono stati bravi e attenti, guidati dal maestro Giuseppe Buono e da Michela, insomma una bella giornata. Assolutamente. E mi fa piacere ricordare che hanno partecipato tutti i bambini delle classi quinte della nuova direzione didattica, in rappresentanza di tutti i quartieri della città, perché come sapete le scuole primarie della nuova direzione sono nel quartiere San Paolo, sono all'Incoronata, a San Lorenzo e nella zona invece più centrale per il plesso Peluzzo. Quindi un'opera collettiva dove ciascun bambino, anche quello che abitualmente non passeggia tutti i giorni lungo la loggia, ha lasciato il proprio segno nella propria città. Luigi Marcello oggi in doppia veste, da presidente del Lions Club ma anche da amministratore, anche perché la sua attenzione verso il centro storico e verso questa zona è nota a tutti. È la seconda opera dopo la scalinata che i Lions realizzano per rendere questa loggia ancora più bella. Sì, già nel 2013 come club insieme ai soci ci eravamo posti un obiettivo, cioè di individuare delle zone del centro storico da recuperare e portarle all'attenzione dei tanti turisti che frequentano questa nostra città. Abbiamo scelto la scalinata Rossetti, è stato un investimento, un impegno, però un impegno a cui credevamo e i risultati ci hanno dato ragione. Avevamo già previsto di continuare questo progetto, a distanza di 7 anni siamo qui sempre con la partecipazione delle scuole, con l'Istituto degli Studi Rossettiani, con Creta Rossa e con le scuole. Abbiamo ideato quest'altra realizzazione, una realizzazione che prosegue un percorso di cultura, di attività di giovani, di sensibilità al bello e allo storico da preservare. Questo è il messaggio che i ragazzi hanno partecipato a questo progetto vogliono lanciare ai loro coetanei. Rispettiamo il bene che la natura ci ha dato, perché è bene fare così e in ogni angolo della nostra città c'è la cultura e c'è la storia. Uno dei problemi del centro storico è quello del vandalismo, che troppo spesso fa danni. La scalinata Rossetti fino ad oggi è stata sempre rispettata. L'augurio è che anche quest'opera venga rispettata lo stesso, ma poi possa diventare un movimento culturale di rispettare il bene comune. Sì, hai detto bene. Purtroppo c'è il problema del vandalismo, esiste a vasto, esiste dappertutto nei centri storici. Noi ci stiamo adoperando, parlo come amministrazione comunale, per reprimere queste attività. Però ecco, ripeto, questi segnali che danno i ragazzi sono segnali importantissimi e io sono convinto che come hanno preservato, hanno custodito e hanno rispettato la scalinata, anche quest'opera riceverà tanta attenzione e quindi sapranno mantenere questo bene che abbiamo messo a disposizione della città. Giuseppe Buono, hai coordinato un po' il lavoro dei ragazzi guidandoli in questo percorso artistico, così come era successo già nella scalinata. Chi vedrà quest'opera, che cosa osserverà? Avrà di fronte a sé un muro lungo, un parapetto lungo 14 metri che racconterà il territorio di Vasto e le sue specificità. Perché il muro è stato rivestito da 280 maioliche che sono state dipinte dai bambini, i quali sono stati indirizzati nel centro storico alla ricerca di dettagli e particolari degli elementi architettonici e gastronomici del territorio, che quindi un parapetto che racconta la storia, che racconta le peculiarità del territorio. Ci sono mattonelle che raccontano la chiesa di San Giuseppe, la cattedrale di San Giuseppe, particolari del Palazzo d'Avalos, ma non troverete le immagini le immagini complessive dei monumenti, ma i particolari, quelli che sono i più significativi in base alla ricerca che hanno fatto i bambini. Questo è insomma i colori che sono stati scelti per il parapetto sono sul tono del blu, perché poi dietro al parapetto abbiamo lo sfondo del mare e del cielo che ci ha ispirato, e così abbiamo costruito questa opera con il lavoro di tutti i bambini e la complicità di tutti gli insegnanti che hanno guidato insieme a questa realizzazione. In questi anni sui social è nata una pagina che raccoglie tutte le foto fatte dai turisti, dai vastesi, da chi passa sulla scalinata Rossetti. Questo parapetto potrebbe diventare un gioco, no? Vedi il particolare e poi cerca nel centro storico dov'è.
Assolutamente, questa è un'ottima idea, diciamo che poi il parapetto è arricchito da una mattonella didascalica che spiega bene tutti i particolari e dove sono, quindi all'occhio di un turista che non conosce il territorio sicuramente potrebbe essere una guida particolare e innovativa. Vice Sindaco Forte, questa zona diventa più bella, ma su questa zona ci saranno interventi che arrivano, perché la bellezza va bene, bellissima, però poi va consolidato un po' il tutto perché questa loggia sia il fiore all'occhiello di Vasto. Sì, ecco, io ringrazio perché mi viene offerta questa opportunità per ringraziare soprattutto i Lions che hanno voluto realizzare quest'opera che arricchisce ancora di più la loggia Ambling, che già di per sé è un qualcosa di eccezionale sotto l'aspetto naturalistico. E si accennava ai lavori di consolidamento. È vero, abbiamo proprio in questi giorni in fase di appalto i lavori per il consolidamento della zona proprio della Madonnina, della Madonna della Catena, quindi 800.000 euro ricevuti dallo Stato e dalla Regione, una pratica lunghissima che è giunta a compimento e quindi fra qualche giorno sapremo chi è la ditta che si aggiudicherà i lavori, dopodiché gli stessi lavori partiranno per consolidare una zona all'interno della quale sono previsti altri interventi. Posso anticipare già da ora che l'altro club di Vasto, dei Lions, hanno presentato un progetto di riqualificazione della cappelletta o della edicola, come si chiama tecnicamente, della Madonna della Catena, con il recupero della tela che vi si trova all'interno, che verrà trasferita nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Quindi sono opere che stanno qui a dimostrare la bellezza della nostra terra, del nostro territorio, a testimoniare soprattutto la grande partecipazione del mondo scolastico giovanile che ha partecipato nella realizzazione di quest'opera e quindi a questo spirito di creatività che è insito nei vastesi. Ma mi preme sottolineare un altro aspetto: stiamo riqualificando questa zona riportando le attività nel centro storico. Non a caso ci troviamo davanti alla Sala della Costituzione che abbiamo riaperto qualche mese fa e che da qualche settimana è nella piena disponibilità di ben 8 associazioni che fino ad oggi hanno fatto richiesta e ne stanno usufruendo.